Auguri di buona Pasqua, ma anche messaggi di solidarietà e vicinanza nella cassetta della posta del convento romano dei Premonstratensi, tutti indirizzati a Padre Graziano ed inviati dalle sue ex parrocchiane. Il religioso sul quale pende l'accusa di omicidio volontario, occultamento o distruzione di cadavere ha trascorso la Pasqua nel convento nel quale si trova dal 1 febbraio scorso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Nonostante sia lontano da Carraffello da quasi 2 anni, continua a ricevere l'affetto di alcune parrocchiane del piccolo paese dell'Alta Valmarecchia. Lui riceve solidarietà, speranza, tutte parole ovviamente che hanno come obiettivo quello di tenerlo moralmente in alto, di modo che possa affrontare il processo con lo spirito giusto. Con l'occasione della Pasqua sono stati inviati anche degli auguri e dei saluti a testimonianza di questa solidarietà e di questa vicinanza. È la convinzione dell'innocenza di Padre Graziano il pensiero che leghi i parrocchiani di Carraffello che continuano a far sentire la propria vicinanza. Alcuni addirittura sono stati presenti all'udienza del processo al frate congolese. La circostanza della sua innocenza è una circostanza che non riguarda soltanto i parrocchiani che gli sono vicini. Senza dubbio coloro che lo ospitano non avrebbero mai accettato la presenza di Padre Graziano consapevoli della sua colpevolezza, quindi è un po' più complessa la fede in lui da questo punto di vista, comprende insomma un giro di persone che va al di là di coloro che gli scrivono e che gli mandano gli auguri. Con i parrocchiani, uomini e donne, abbiamo visto che hanno avuto il piacere di vedere, di salutare Padre Graziano in tribunale, e questo è dimostrativo senza dubbio di una fede in lui particolarmente spiccata.